Il posto delle fragole, che poi è il mio posto delle fragole, è stato un piccolo lavoro per riprendere alcune piccole situazioni del passato vastese. Ma no, io non amo molto le biografie, queste cose eccessivamente che si autodefiniscono, e pertanto ho fatto dialogare l'interprete con Fra Serafino Razzi del 1450. In questo dialogo Serafino Razzi dice a me, che sono l'altro interlocutore, dice: guarda, non ti fare grandi illusioni su queste cose che vedi del passato, non costruirti delle immagini che dopo non rivedrai. E quindi è un po' un gesto di simpatica revisione del passato, con uno sguardo che però spinge a comprendere che il futuro è un futuro complesso. Ed è un futuro complesso, è un futuro che deve essere dominato dalla cultura, dalla scuola, dalla intelligenza di tutti, e questo penso che sia pervasto, che per noi oggi in Italia uno dei messaggi che spero passi tramite questo piccolo volume. Grazie. Una splendida serata nella quale abbiamo rivissuto delle pagine bellissime di vita di questa città, attraverso una penna gustosa, narrate attraverso una penna gustosa e efficace di Gianfranco Bonacci. Il mio posto tra le fragole è un volumetto che io invito a leggere, sul quale richiamo anche l'attenzione dei giovani, così recupereranno la memoria di tante cose che non hanno conosciuto e riallacceranno anche il filo della continuità con le generazioni passate, per guardare con maggiore sicurezza al futuro che è loro davanti. Tutto a beneficio di questa città, di cui oggi evidentemente si sente prepotente anche la decadenza, e il volume di Gianfranco Bonacci vuole essere anche uno stimolo a uscire fuori dal torpore, per guardare, ripeto, con fiducia al futuro, ma soprattutto per uscire da questa decadenza che in questo momento la città vive, dall'immobilismo soprattutto culturale di cui questa città soffre e che manifesta sempre in maniera evidente. E se venite a Vasto per il suo celebre palazzo d'Avalos, incontrerete per strada l'occhio luminoso di un grande faro tornato ad accendersi. Sovrasta un nuovo porto, quello di Punta Penna, che preannuncia il più grande porto di Abruzzo, Pescara.